Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Premetto che questa è la quarta o se non la quinta volta che sto facendo questo commentary, semplicemente perché il mio computer sta andando a puttane e quindi uno di sti giorni lo prendo, lo svuoto, faccio un backup completo e poi reinstallo Sony Vegas e mi rimetto a fare video. Poi per di più ultimamente non ho molto tempo e insomma ho trascurato molto il canale. Sfortunatamente è così, ringrazio tutti quelli che non si sono disiscritti, perché c'è stata della gente che si è disiscritta, ovviamente, lo capisco anche, non c'è interesse a restare iscritti a qualcuno che non pubblica video, però adesso sono tornato e oggi voglio affrontare un argomento un pochettino soft con voi, nel senso non voglio fare commentari serissimi, semplicemente perché questo è il primo video che faccio dopo un bel po', quindi devo rientrare un po' nel giro. Oggi voglio parlare di cosa distingue un buon giocatore di Battlefield, ovviamente, da un giocatore scarso di Battlefield. Ora dico scarso, ma magari semplicemente che non è tanto bravo a giocare. E per me, cioè moltissimi direbbero, no vabbè, è ovvio, la cosa che distingue un buon giocatore da un cattivo giocatore è senza dubbio il rateo. E io non sono d'accordo, perché sì, il rateo ti mostra quante volte uccidi qualcuno e quante volte muori. Dice quante, mediamente la tua killstreak quanto dura, ma alla fine in partita il rateo non conta più di tanto, perché se uno fa una killstreak di 20 uccisioni ma fa solo quella, ha fatto meno per la sua squadra di uno che magari è morto 10 volte però di uccisioni ne ha fatte 40 e ha conquistato 5-6 obiettivi. Nel senso, quanti di voi sanno quanto è inutile un tizio nella contraerea alla base? È inutile al 100%. Quello magari passa tutta la partita nella vicino al suo respawn con la contraerea a buttare giù i jet. Fa una killstreak di 20 uccisioni, perché ovviamente prima di buttarlo giù ci vuole uno sclero. Però alla fine dei conti cosa ha fatto per la sua squadra? Assolutamente niente, perché quei jet li avrebbe potuti buttare giù qualcun altro in un altro modo. Invece no, lui deve stare lì con la contraerea a fare la sua killstreak e ad alzarsi il rateo. Quindi molto molto spesso quelli che si alzano il rateo fanno partite apposta per farlo e non giocano davvero bene al gioco come andrebbe giocato. Non giocano per conquistare gli obiettivi, ma giocano solo per fare le uccisioni, solo per farsi il rateo. E con questo è una parte del rateo che non mi piace. Poi è bello averlo alto perché comunque ti decora, ma penso che sia bello averlo alto soltanto se è vero, nel senso se uno ce l'ha alto perché sa giocare bene al gioco e gioca decentemente. Si butta nell'azione e non campera con la contraerea alla base o fai le nabbate con l'airburst o cose simili. Questa è una mia opinione riguardante il rateo. Poi abbiamo i punti al minuto, che già secondo me indicano un pochettino di più di chi sa giocare davvero bene, perché per fare tanti punti in un minuto bisogna essere bravi a uccidere, e nel senso bisogna essere attivi nella partita, perché uno può anche continuamente morire, può fare due uccisioni e morire, però se in un minuto di gioco riesce a fare 800 punti vuol dire che ehi, ha conquistato le basi, ha fatto le uccisioni, ha giocato sugli obiettivi, ha piazzato quelle bombe, ha distrutto quei veicoli quando serviva a distruggerli. Vuol dire che sa giocare di squadra, che ha dato le munizioni, perché se no 800, 900, 1000 punti al minuto non si riescono a fare. Quindi uno che ha un punteggio al minuto alto vuol dire che davvero gioca sugli obiettivi, vuol dire che davvero fa tutte quelle azioni che gli danno punti. E questo ovviamente è soltanto tanto di cappello, nel senso se uno gioca così è bello avercelo in squadra. E sono quelli che alla fine della partita finiscono coi punteggi più alti e se li meritano. Poi, ovvio, ci sono quelle volte che quelli col punteggio al minuto più alto ce l'hanno così alto perché ad esempio su prigione stanno negli anelli sopra in quella specie di bug, quindi possono spammare XM25 quanto vogliono, e questo ovviamente ti rovina di nuovo la partita e così ti fai tanti punti al minuto. Però ragazzi, se si gioca decentemente i punti al minuto sono alti. Non sono l'unica statistica che mostra quanto sei bravo, ma secondo me è importante. I motivi ve li ho già detti, quindi non andrò a ripetermi. Un'altra statistica secondo me molto importante è il ratio vittorie sconfitte. Se si ha più del 50% delle vittorie va bene, se si ha meno del 50% delle vittorie
bisogna chiedersi un pochettino il motivo. Perché magari su conquista grande no, perché siamo 64 giocatori, ma su corsa o ad esempio su deathmatch o comunque in modalità più piccole la cosa già cambia, semplicemente perché ragazzi siamo meno giocatori, un giocatore può fare di più per la sua squadra e questo ovviamente non fa altro che migliorare il punteggio della squadra in generale. Quindi se si hanno più vittorie che sconfitte vuol dire che in un modo o nell'altro si è giocatori attivi e si fa vincere la propria squadra. E questo ovviamente è buono, perché vincere è l'obiettivo finale di ogni partita. L'obiettivo finale di ogni partita non è fare oh faccio tanti punti e faccio tante uccisioni, no. L'obiettivo principale è vincere. E si può vincere non solo facendo le uccisioni, ma anche ad esempio non facendo uccisioni ma conquistando soltanto le bandiere, andando dove non c'è nessuno. Si può aiutare la squadra in questo modo, soprattutto se siamo giocatori non tanto bravi. Non ha senso andare su una bandiera affollata a suicidarci, piuttosto che andare su una bandiera piccolina a bordo mappa dove non c'è nessuno, andare lì, conquistarla e uccidere uno, due nemici che troviamo, perché ce ne sono pochi. Riusciamo a fare uccisioni? Aiutiamo la squadra perché conquistiamo una bandiera che sennò non avrebbe conquistato nessuno, perché quella bandiera a bordo mappa non ci va nessuno. Se la conquistate, ora che arriva il team nemico a riconquistarla, magari passa un po' più di tempo. E i vostri avversari, se avete più bandiere voi, iniziano a perdere quei ticket, che è la cosa più importante su conquista. Invece su corsa potete andare, piazzare la bomba, vi pigliate pure una sborda di punti, e anche quello aiuta un sacco la squadra, e ci si può andare anche senza fare uccisioni. Ho già visto gente andare, prendere col silenziatore, ad esempio, che ne so, AK5C silenziata, prendere il PVC, fare il giro da fuori sulla mappa, piazzare la bomba, nascondersi e proteggere la bomba. Questo quando mancavano pochissimi ticket alla fine della partita. E questo ha fatto vincere quella squadra. Quindi tanto di cappello, ragazzi, non c'è bisogno a tutti i costi di giocare per fare le uccisioni, per fare tanti punti e per aiutare la propria squadra. Un'altra cosa importantissima che distingue sicuramente un buon giocatore da un cattivo giocatore è il posizionamento. Il posizionamento è la chiave di Battlefield. Potete vedere se un giocatore è forte o se non è forte anche già da come si posiziona sulla mappa. Un errore molto comune, ad esempio su Pegione, che fanno davvero davvero in tanti, è che tutti si ammassano alle porte. Perché è un errore? Perché di una squadra 30 giocatori sono dentro e 2 giocatori sono fuori. E con fuori intendo la lane dove passa la neve, dove si passa per la neve. Quella lane è vuota. Non sapete quanto spesso mi ritrovo con i miei amici e siamo in 4 a portare avanti la squadra, mentre tutta la squadra alleata sta dentro a spammare granate e non si muove di un centimetro. E questa cosa è stupida da fare, soprattutto se non abbiamo la bandiera C o B, aspettate, quella centrale qual è? C, ok. Se non abbiamo la bandiera C, piccolo momento di confusione, scusatemi. Perché se noi non abbiamo la bandiera C e continuiamo a spammare granate, la partita è persa perché non riusciremo a conquistarla. Se invece la squadra si mobilitasse per passare anche da fuori, dove lo spam di granate non è così potente, riuscirebbe a passare magari da fuori, a flancare i nemici, a svuotare l'intera zona. Se una squadra di 5 persone prende tutti i nemici da dietro, fidatevi che gli fa il culo a tutti. Svuota la zona e si riesce ad andare su C. E meglio ancora, riesce a conquistare E e D, che sono le bandiere allo schieramento avversario, o A e B ovviamente, dipende da che parte state iniziando, però avete capito cosa intendo. Quindi, ragazzi, quando dovete respawnare, non state lì a dire oh aspetta, però dentro c'è più gente da uccidere, lì dentro devo soltanto lanciare le granate. Piuttosto, prendete un M416, prendete un AEK, andate fuori, prendete un'intera squadra, tiratevi dietro qualcuno, perché tanto i vostri alleati, se vedono quelli della vostra squadra, se vedono che siete dietro le linee nemiche, state sicuri che spawnano su di voi. Conquistate quelle basi dietro. Dovete prendere sempre le 3 bandiere e lasciarne 2 all'avversario per vincere la partita. È la cosa, secondo me, più importante è vincere, perché io gioco la partita per vincere. E automaticamente se la nostra fazione sta vincendo vuol dire che sta giocando meglio. E se la tua fazione sta giocando meglio, riesci a giocare meglio anche individualmente. Quindi ad alzare il radio, ad alzare i punti al minuto e ad alzare ovviamente il rato vittorie e sconfitte. Con questo ho detto tutto, spero di essermi espresso chiaramente.
Spero vi sia piaciuto il video e se vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di lasciare un like qui sotto. Lasciate ovviamente un commento sotto, anche perché sapete sopra non c'è posto per i commenti, quindi lasciatemi un commento con scritto cosa ne pensate. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!